Paint your feet. Pregunta, stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome: il mar. Dal latte fresco appena munto, direttamente sulla tua tavola. Ilma, e non solo mozzarella. Formaggi di ogni tipo. Ilma è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti Ilma. Caseificio Ilma, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNN. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini. Ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. Il fascino, dal 1999 ti veste con eleganza. Oggi puoi trovare un vasto assortimento nell'ampio e nuovo showroom in Corso Carlo Maria a Marina di Gioiosa Ionica. Le marche più prestigiose di abbigliamento, intimo e mare per soddisfare ogni tua esigenza. Per il tuo evento scegli il fascino, abiti eleganti da cerimonia o casual per ogni giorno. Il fascino, l'eleganza con stile. Ci trovi a Marina di Gioiosa Ionica in Corso Carlo Maria numero 66. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Buongiorno amici telespettatori, ben ritrovati, il consueto appuntamento con l'informazione. Prima pagina, rassegna stampa, abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento con Gazzetta del Sud, ad ogni modo proveremo a recuperarlo nel corso della trasmissione. Andiamo subito sul Quotidiano del Sud, vediamo se riusciamo ad averlo, eccola la prima pagina, eccola qui, con il tanto di titolo grande, strada tutta in salita per i comuni. Il caso di Celico, ente in infrazione che vuole costruire 5 impianti. Il sindaco Falcone, il progetto è pronto ma si aspettano i soldi dalla regione. E ancora, ormai analizziamo questa prima pagina, e andiamo al taglio alto, vedete tre notizie, la sentenza tumore al cervello per abuso del cellulare INAIL condannata, notizia a livello nazionale, e poi il biotestamento, la Camera dal via libera, terrorismo, la sparatoria di Parigi, uccisi un agente e l'assalitore, c'è la rivendicazione dell'ISIS. E poi l'inchiesta, caso Sakal, Bruno e Noto respingono le accuse, sulla spalla invece del Quotidiano, Gioia Tauro, Porto, riprese le attività, ZES appunto, legge pronta. Acri, Beato Angelo, la canonizzazione avverrà il 15 di ottobre. Andiamo poi alle altre notizie, l'operazione Fiumi di Eroina tra Isola Caporizzuto verso le piazze, da Isola Caporizzuto verso le piazze di Crotone e Catanzaro, 16 le misure cautelari. A Castelsilano invece parlò del partito della Pagnotta, arrestato l'immobiliarista dei clan, transazioni anche in Corea. Il taglio basso invece, cantanti e magistrati insieme per la legalità, avremo una lunga diretta questa mattina proprio da San Luca sul nostro canale. Le due nazionali inaugureranno il nuovo campo sportivo, sarà presente anche Galantino a San Luca, oggi arriveranno ragazzi da tutta la provincia per l'importante partita. E poi il processo Gota, chiesta la ricusazione per il presidente, il Tribunale della Libertà concede i domiciliari a Cammera. Andiamo alle altre pagine del Quotidiano del Sud, direttamente il primo piano, perché è una sentenza molto importante questa, eccola qui, sentenza storica sui cellulari, il Tribunale di Ivrea ha condannato l'INAIL a pagare vitalizio di 500 euro al mese a ex dipendente di un'azienda di telefonia. Sentenza storica appunto sui cellulari, per la prima volta riconosciuto il nesso tra l'abuso del telefonino e il tumore al cervello. E poi la parola va anche all'esperto con tanto di foto eloquente, vedete bambini anche in tenerissima età col cellulare vicino all'orecchio, l'uso di chat e sms difende i teenager, la tesi del pediatra Italo Farmentani appunto. La sentenza di Ivrea per la prima volta ha riconosciuto un nesso causale tra l'uso prolungato del cellulare e il tumore al cervello, rischia di suscitare allarme tra i genitori di bambini e adolescenti italiani ormai in simbiosi con lo smartphone. Notizia ovviamente da approfondire perché il titolo lasciava capire tutt'altro. Per la scienza è il legame è evidente appunto tra i prodotti cancerogeni, sono stati già classificati i portatili già dal 2011. Cambiamo argomento, andiamo alle altre pagine del Quotidiano del Sud, andiamo al primo piano, stavolta tutto calabrese. Non sono buone notizie, almeno. Eccole qui, droga, eseguite 16 misure cautelari, incendiata l'auto dell'anziana madre di un pusher e poi fiumi di eroina tolti alla Black Island, la polizia smantella una rete criminale che da Isola riforniva le piazze di Catanzaro e Crotone. Ormai superata la cocaina per la crisi economica e poi le intercettazioni, roba e armi nascoste, eppure sparivano. Poi gli inquirenti sinergie con la DDA nella lotta allo spaccio. Andiamo alla pagina a fianco, andiamo a capire, stessa notizia, vedete, gli approfondimenti con tanto di arresti, eccole qui, l'era dei policonsumatori. Parla il responsabile della comunità terapeutica Sovereto, fanno uso di più sostanze e il primo approccio è a 11 anni. Raganello, nessuna prevenzione. Ecco poi la lunga lista delle persone fermate, indagate o
arrestate. Pagina a fianco, siamo su Gioia Tauro, le gru riprendono a lavorare, è il titolo di questa pagina dedicata al porto di Gioia Tauro. Il governatore ieri a Roma per la cabina di regia sul monitoraggio delle opere del patto per la Calabria. Intanto il ministro De Vincenti rassicura il presidente Oliverio sulla ZES. Le reazioni, sindacati ottimisti, la Dieni non si fida invece, anche il Sul non vede spiragli positivi per il porto di Gioia. E andiamo alle notizie regionali, eccole, Calabria, il problema sono le aree rurali, depurazione, il caso Celico, comune in infrazione che vuole costruire 5 impianti, il sindaco, progetto pronto per un depuratore, ma si aspettano i fondi della regione Calabria. Ecco la foto del primo cittadino di Celico, appunto Antonio Falcone. Regione, in commissione ambiente il sì alla legge sul servizio idrico, ok anche alla riforma dei consorzi. E poi a Maierato, dal 2013 non è stato fatto nulla, finanziamento da 1,5 milioni revocato dalla Regione, il sindaco accusa il predecessore sui mancati interventi dopo la firma, ricordate il paese che è franato, quel lungo fronte di frana che è stato visto praticamente da tutto il mondo in presa diretta. Il caso Sacal trova spazio a pagina 12, eccolo qui, Bruna e Noto respingono le accuse, Ionà ha solo depositato documenti, rischio interdizione per 3 indagati. Il presidente della provincia di Catanzaro e l'imprenditore hanno risposto al GIP. Poi ancora Sacal, Oliverio chiederà la modifica dello statuto CDA con soli 5 membri scelti dai soci o un amministratore unico, pagata intanto all'Italia. Scusate, siamo a Vibo. Parroco a processo per prostituzione, accusato di aver pagato per dei rapporti con dei minorenni. Ecco l'ex parroco Felice La Rosa, ritratto in questa foto. A Crotone, dal 1997 interessi e rivalutazione hanno aumentato i risarcimenti e precisazione dell'azienda sanitaria. Cambiamo adesso argomento, andiamo direttamente alle pagine che riguardano la provincia di Reggio Calabria. Spostiamoci appunto nell'area della Locride, eccola qui, Bovalino, il centro polifunzionale all'Ulna. Dopo poco più di 2 anni di lavori, il vecchio macello torna agibile. L'edificio diventerà sede per l'accoglienza attiva degli immigrati regolari. Vedete le foto prima, le foto dopo, insomma, abbastanza eloquente l'intervento che è stato fatto. Unione Nazionale per la lotta contro l'alfabetismo, appunto, l'Ulna. Caulonia, candidato Lia, propone i criteri. L'appello alla responsabilità del Presidente del Consiglio. Basta egoismi, ecco l'identikit in alternativa primaria di coalizione. È quanto scrive oggi Ilario Camerieri. Poi Locri, rubava le offerte all'ospedale, è stato preso, l'operazione dei carabinieri. Mammola, scrittura creativa, emozionale, corso intensivo alla scuola media. Arrivano da Milano e la Calamita. E poi andiamo alla pagina a fianco per quanto riguarda appunto il quotidiano del sud. Ecco qui, Bivongi, canti e inni di lode tra le navate, tutto pronto per il 26° raduno diocesano dei cori parrocchiali, prima iniziativa organizzata dal nuovo organismo della Curia di Locri, nello scorcio appunto la chiesa di Bivongi. A Brancaleone l'ultima pellicola di Casile, griffata, Giusi Di Bartolo, la giovane stilista veste il cast del film nel Regino. A Monastaraci invece web marketing, la gara tra start-up al festival di Rimini e appunto il Made in Locride. Bovalino, Mister Muscolo suona note d'autore, la band dell'avvocato musicista al caffè letterario La Cava. Andiamo a vedere se abbiamo altre notizie, no, sulla Locride no, quindi andiamo sulla piana di Gioia Tauro. Dimissione e scuse ai cittadini. Amelicucco, ecco, l'offensiva sull'acqua annunciata dal sindaco scatena l'opposizione. I gruppi di minoranza, via chi ha taciuto per 10 anni, diventando complice. Porto, i sindaci della Locride si investa su Gioia Tauro con la reazione. E poi San Ferdinando, troppo alti i valori del Escherichia Coli, appunto, l'Arpacal non dà l'ok al Lido Vascello, controllo nell'ambito
del monitoraggio della balneazione, insomma il batterio è presente nelle acque anche in maniera sostanziosa. Elezioni, Palmi Insieme si aggrega al progetto di Ranuccio, un gruppo di giovani decide di mettersi in gioco alla prossima tornata elettorale, imminenti elezioni in quel di Palmi. Siamo sempre su Palmi, tutto pronto per il Festival della Letteratura e del Diritto, ho presentato il programma della Tre Giorni Culturale, invece a Taurianova ieri il taglio del nastro, riapre i battenti la scuola a San Martino, Scionti ne approfitta e bacchetta i suoi predecessori. Polistera, festa per i 100 anni di nonna Teresa, era l'ultima per quanto riguarda il quotidiano del Sud. Proviamo ad andare su Gazzetta, vediamo se riusciamo ad averla in tempi brevi. Allora, proviamo a rifare la procedura. Vediamo se riusciamo ad avere. Allora, abbiamo qualche piccolo problema, vediamo se. Sì, mi dicono di andare in pubblicità, di aspettare un attimo perché è velocissimo il computer questa mattina, forse riusciremo ad averla in tempi rapidissimi. Vediamo se ci stiamo lavorando, qualche attimo di pazienza amici telespettatori, con l'elettronica è facile che si incappi in questi piccoli inconvenienti. Vi ricordo che oggi avremo anche la mega diretta da San Luca con la partita appunto tra cantanti e magistrati, ci siamo quasi, Gazzetta è quasi pronta per andare, per essere messa in onda. Andiamo ad attivare la nostra postazione, vediamo se riusciamo ad averla, mi dicono di sì, allora eccola qui, abbiamo Gazzetta del Sud. Andiamo subito al titolo grande. La cupola ricusa la presidente, Reggio aperto in il tribunale il processo con rito ordinario denominato Gota. Un attimo di pazienza perché abbiamo anche altro che arriva su Gazzetta del Sud, ecco qui. Discusso al Tribunale delle Libertà di Esame del senatore Caridi, ai domiciliari l'architetto Cammera, appunto. San Luca, stamane inaugurazione con le nazionali cantanti e magistrati, vedete lo stadio, ecco come si presenta oggi il campo di calcio di San Luca, che per inaugurazione vedrà impegnati magistrati e cantanti. Un nuovo campo per vincere la sfida della legalità, per quanto viene scritto questa mattina. Andiamo al taglio alto. Minicucci contro Falcomatà, Reggio arriva al TAR, la querella tra segretario generale e sindaco metropolitano, mentre su Reggio il padre chiede di fare luce sul suicidio su Maria Rita Lo Giudice, ecco, la studentessa neolaureata, se non vado errato, che si è suicidata tempo fa. Andiamo alla spalla di Gazzetta. Reggio, un progetto per valorizzare la collina di Pentimele e poi Villa San Giovanni comunali, Vueti in corsa con una civica, a Gioia invece i lavoratori portuali hanno ripreso le attività, Condofuri in piazza, la protesta degli studenti dell'alberghiero. Su Parigi invece l'attentato di ieri, sangue sugli Champs-Élysées, l'ISIS rivendica. Ucciso un agente, due gravemente feriti, colpito a morte un assalitore, forse un complice è in fuga. C'è stato l'incontro ieri tra Trump e Gentiloni, arrivederci poi al G7 ormai imminente. Gazzetta, come vi dicevo, andiamo dunque alle altre pagine regionali di Gazzetta del Sud, andiamo a sfogliarla, lo facciamo così in tempo reale, la vediamo anche noi per la prima volta, e quindi ecco qui, andiamo direttamente alle notizie regionali. Vi dicevo, Bruno e Noto si difendono, Ionasi avvale della facoltà di non rispondere al GIP, l'inchiesta che ha travolto la SACAL, seconda giornata di interrogatori alla Lamezia Terme dopo l'operazione che ha decapitato i vertici societari. E poi Corte di Cassazione qui al lato, Cosca Giampà, confermate tutte le condanne. Sanità, siglato l'accordo sulla mobilità del personale, da Scura e dai sindacati del comparto. Via libera del CSM, Curcio procuratore a Lamezia, altra pagina di Gazzetta. Gota ricusata la presidente del collegio. Al via Reggio il processo alla cupola mafiosa massonica con le difese che hanno evidenziato l'incompatibilità della dottoressa Ornella Pastore, ai domiciliari l'architetto Marcello Cammera,
o Camera, come preferite, avviato al Tribunale della Libertà riesame bis sulla posizione del senatore Caridi. San Luca invece scommette sul futuro, oggi si inaugura il campo di calcio con match tra Nazionale Cantanti e Magistrati. La DDA accusa di essere la mente finanziaria del clan immobiliarista di San Giovanni, arrestato per 'Ndrangheta. Giovanni Lombardo sarebbe colluso con la cosca della Valle del Neto. Poi sgominata una rete di spacciatori, eseguiti 17 provvedimenti cautelari tra Crotone, Isola Capo Rizzuto e Catanzaro. Andiamo adesso alle notizie. Ancora Calabria, Callipo e Manduca allo scoperto, Borrello in silenzio e Masseria medita verso le elezioni in quelle di Pizzo, siamo nel Vibonese, dicevo di Reggio Calabria, andiamo alla provincia appunto, andiamo alla zona tirrenica, dunque la piana di Gioia Tauro, qualche attimo di pazienza, vediamo averla subito, ancora siamo sul Reggio, quindi un attimo. Altre pagine, ecco, siamo sulla piana, cominciamo con Taurianova. Ristrutturazione ultimata, riaperta la scuola di San Martino di Taurianova e poi Palmi insieme si schiera, sarà al fianco di Ranuccio, sodalizio di giovani professionisti, commercianti e imprenditori. Nuova linfa alla compagine civica che ne sostiene la candidatura a sindaco e poi calcio a Palmi, un triangolare a sostegno di Lucio Lablù a sfidarsi Leo Club, la squadra forense e quella del comune. Ancora notizie dalla piana di Gioia, il porto riparte fra tanti dubbi, Gioia Tauro, ieri alle 11 sono state riavviate le attività dopo lo sciopero iniziato giovedì 13, lavoratori ancora in ansia, si attendono i numeri finali degli esuberi. Dopo l'incontro nella capitale sono diverse le reazioni della politica e poi sempre su Gioia Tauro, degrado urbano, a giorni riprenderà il servizio di pulizia. Centro storico e periferie di nuovo soffocate dall'immondizia. Sulle elezioni in città pesa l'incognita della commissione d'accesso. E poi l'acqua inquinata in quel di San Ferdinando, Arpacal, fuori norma i valori del campione all'ex vascello, subito disposto dal sindaco il divieto di balneazione. I risultati di ulteriori controlli saranno comunicati nel più breve tempo possibile. A Rosarno oggi in aula bilancio e opere pubbliche, quindi consiglio comunale in quel di Rosarno, San Giorgio Morgeto premio letterario, fine settimana dedicato alla prima edizione. E poi c'è una decisione del GIP di Palmi, la misura è inefficace, scarcerato Ascone. Siamo sulla Ionica, andiamo dunque a San Luca, scende in campo per il futuro, stamani doppio appuntamento nel segno della legalità, vi ricordo che noi saremo in diretta da qui a poco. Il rinnovato stadio comunale sarà inaugurato dalla sfida tra la Nazionale Cantanti e Attori e quella dei Magistrati. C'è tutto il programma che potete leggervi appunto qui a pagina 35 di Gazzetta del Sud. E poi ieri in piazza la rabbia degli studenti, da 13 giorni i liceali del Panetta in vacanza forzata. I ragazzi temono che lo stop alle lezioni possa anche compromettere l'anno scolastico. Blitz Euroscuola, il GIP revoca gli arresti domiciliari a Sofia Procopio. Poi droga, processo d'appello bis, cancellato la condanna, decisione del giudice della Corte di Reggio. Poi cassetta delle offerte trafugata, denunciato un 43enne di Siderno, l'indagine dei carabinieri di Locri che hanno avuto buon esito, il colpo piazzato nella cappella dell'ospedale appena ristrutturata, ne dà notizia oggi Antonello Lupis. E poi ancora Aristide Bava da Siderno, andiamo a vedere, corso della Repubblica sono stati appaltati i lavori di bitumazione. La principale via di Siderno sarà rimessa a nuovo, l'arteria attraversa il territorio comunale e funge da collegamento con i paesi vicini. A Cavologna invece l'IA amministrativa, occasione di rilancio, Armando Scuteri scrive, il Presidente del Consiglio Comunale chiama a raccolta i cittadini, e poi procedure completate, via libera la SUAP, siamo appunto sulla notizia di prima però, quella del corso della Repubblica di Siderno. Riflettori su scuole della Locri del Porto di Gioia, doppio intervento dell'Associazione dei Sindaci, Francesco Candia è alla guida dell'Associazione dei Primi Cittadini della Locri, e poi Gioiosa Ionica, Madonna dell'Annunziata, tutto pronto per la festa. Vi ricordo che noi invece saremo in diretta domenica mattina
da Prestarona, appunto tra Canalo e Gerace. E poi eccovi Francesco Loccisano, virtuoso della chitarra battente a Roccella. Francesco, oltre che virtuoso, è un gran maestro, è il caso di dirlo, della chitarra battente, e sarà nel weekend 13 e 14 maggio nella splendida cornice del Fondaco del Fico, appunto in quel di Roccella. Un ponte con il Portogallo nel segno della sguta, dolce tipico della Pasqua di Siderno, ha percorso circa 3.000 km e vengono raccontati appunto in questo articolo. Andiamo all'altra pagina, no, abbiamo finito, non c'è più nulla, c'è solo la carta del tempo che ci dice che sarà cielo sereno o poco nuvoloso. Andiamo sul portale di Telemia, telemia.it, primo piano ovviamente è su quanto sta per accadere, a San Luca si scende in campo, c'è il servizio che potete guardarvi in presa diretta voi direttamente, poi l'addio a Carlo Ernesto Panetta, scomparso, c'è un articolo di Salvatore Lucisano che io vi invito a leggere, poi da Siderno invece niente tessera PD per l'attuale presidente del Consiglio Comunale Paolo Fragomeni. Comunicato di risveglio ideale sul porto di Gioia Tauro viene appunto scritto sul nostro portale, poi Reggio, processo Gota, iniziato e subito rinviato. Queste sono le principali che trovate nel nostro portale. Andiamo al giornale di Calabria, vediamo la prima pagina, il giornale di Soluri. I sindacati, spiragli positivi per il porto di Gioia Tauro. Sia la CGIL che la UIL hanno espresso compiacimento per l'esito dell'incontro tenutosi al Ministero delle Infrastrutture. Di Eni, del Movimento 5 Stelle, un accordo che non risolve il problema dei lavoratori. E poi Orlando in Calabria, maggiori investimenti al sud farebbero crescere il PIL complessivo dell'intero paese. Marziale no alla soppressione del Tribunale per i minorenni, il garante per l'infanzia dice contrario alle modifiche del codice di procedura civile. Studio privato abusivo denunciato un medico dell'ASP e poi incontro tra Falcomatà e Legambiente per valorizzare la collina di Pentimele. La Commissione regionale pari opportunità ha avviato un percorso costruttivo e regionale, poi Movimento 5 Stelle, il Consiglio regionale deliberi sul comune appunto di Casali del Manco. E andiamo su Repubblica, andiamo a vedere l'apertura. Terrore sugli Champs-Élysées a pochi giorni dalle elezioni, un agente ucciso e due feriti gravemente, è morto il killer. L'ISIS ha rivendicato l'attentato. Dovremmo avere probabilmente anche, non mi pare di non vederlo, andiamo a vedere se riusciamo a recuperarlo direttamente in tempo reale, la prima pagina di Repubblica, un attimo, di Corriere della Sera, perdone, eccolo qui, spari contro la polizia sugli Champs-Élysées, la notizia di Parigi ovviamente posta in prima pagina, morto agente, terrorismo, l'ISIS rivendica, ucciso l'aggressore, noto ai servizi di sicurezza, poi l'analisi, i sei simboli dell'attacco, la rivendicazione però è anomala secondo gli inquirenti. L'attentatore è un islamico radicalizzato, già nel 2001 sparò a poliziotto ferendolo. I turisti a mani alzate davanti alle vetrine del lusso e il dolore dei poliziotti. Vedete, tutta la serata di ieri viene raccontata nella homepage del Corriere della Sera. Mi pare di poter dire che abbiamo chiuso per questa mattinata insieme con la rassegna stampa, finisce dunque qui. Vi ricordo l'appuntamento con la diretta da San Luca che comincerà intorno alle 9.30, quindi avrete modo di sapere nei contenuti di questa giornata su San Luca e anche della partita del cuore che verrà disputata tra la Nazionale Cantanti e quella dei Magistrati. Grazie per l'ascolto prestato, l'appuntamento con l'informazione poi torna intorno alle 13.30 con la prima edizione del nostro TG News che sarà ovviamente dedicata a gran parte a San Luca. Buona giornata a tutti.
Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Macelleria Laganà Barbiero. Dai nostri pascoli la carne che si distingue. E non solo la carne, un'attenzione particolare l'abbiamo riservata ai cibi cotti e al pronto cuoci. Dal lunedì al sabato, costine di maiale, parmigiana, conigli al forno, pollo allo spiedo, alette e cosce di pollo allo spiedo e tanto altro. Abbiamo arricchito la nostra scelta con i prodotti tipici direttamente dalla regione Campania. Mozzarelle, ricotta, burrata e tanto altro. Vi ricordiamo inoltre il punto vendita di Cavologna Marina, Barbiero Carni, con il rinomato insaccato di qualità. Macelleria Laganà Barbiero in via Roma Nuova Rocella Ionica e Barbiero Carni, piazza Bottari a Cavologna Marina. Genuinità a portata di mano. Centro Medico Gastroenterologico e Polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture, Cavologna Marina. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.
manifestazioni e spettacoli di piazza, spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess, servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi, mascotte gonfiabili, teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, balloon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.